Probabilmente a suo tempo qualcuno ha sollevato il problema e per quanto ci riguardava abbiamo fatto finta di niente o neanche ce ne siamo accorti. Stiamo parlando delle varie convocazioni in Under 21 che condizionano alcune scelte dei diversi allenatori interessati. Il calcio degli ultimi tempi, quello così esagerato che sfugge ad ogni controllo, quello che si identifica nei fatti di Salerno, che si gioca ad ogni orario, quello che gli ultras definiscono con ironia moderno, vincolato dalle scommesse, implicitamente potrebbe condizionare anche i risultati. Vada bene per le sviste arbitrali, ma perdere perché 4 o 5 giocatori non erano disponibili, anche se in piena forma, oltre a lasciare amarezza, potrebbe dare fastidio. Noi ne parliamo con continuità perché ce lo chiedono i tifosi, quelli veri, quelli puliti, ma non ci meravigliamo più di tanto se poi alcuni di questi, logorati da volontà altrui e dal calcio cosiddetto moderno, si lasciano andare ad atteggiamenti poco ortodossi. Ed ecco perché quando Prandelli asserisce che a perdere il calcio non ha assolutamente torto e la soluzione va stanata alla radice e se qualcosa va riveduta bisogna considerare tutte le componenti. Lo sport è vita, il calcio è vita, ma non si vive di solo calcio. Sabato la Regina, nell'anticipo della 14ª giornata, dovrà vedersela con il Palermo, test più che impegnativo, che potrebbe realmente essere una svolta per gli Amaranto. Dopo il successo in rimonta con il Padova, che Castori ha evidenziato come scontro diretto, la gara con i siciliani assume connotati diversi. Una vittoria, oltre a rilanciare i calabresi in classifica, li metterebbe nelle condizioni di poter gestire il campionato con più credenziali, se non altro perché alla vigilia del torneo la Regina era considerata, anche per via del centenario, come squadra di fascia più importante. I valori del team dello Stretto non saranno certamente quelli mostrati finora, così come del resto il Palermo ha ancora molto da migliorare, ha tutte le carte in regola per raggiungere la vetta il prima possibile e allontanarsi dalle inseguitrici. Gara che quindi promette scintille. E poi c'è da considerare che una vittoria dei Reggini in qualche modo potrebbe servire anche al Crotone. Ci occupiamo di karate e dell'ennesimo successo ottenuto da Vito Ciavarella della SD Martial Croton Ryu. Non è stata una giornata, e mi riferisco alle finali dei campionati, fortunata, però i risultati ci sono stati, a dimostrazione che il lavoro continua ad essere sempre perfetto e che mi auguro non abbia demoralizzato i tuoi atleti che fra poco ascolteremo. Sì, è stata una gara un po' dura per i nostri, perché in quella maschile il nostro atleta Vito Ciavarella, nella categoria di peso 60 kg, ha fatto sentire già dall'inizio il suo valore, sì, tecnico. Tant'è vero che ha battuto con grande scarto di punteggio i suoi primi tre incontri, ha fatto un 5-0, 10-0 il secondo, 5-0 con un altro atleta, è finito alla semifinale in parità e niente, poi in finale, nella semifinale lui ha perso alle bandierine per giudizio arbitrale ed è stato ripescato. Nei ripescaggi vinceva a un minuto dalla fine per 3-0, e nel portare una proiezione sul suo avversario, l'avversario ha subito un trauma ed è stato, diciamo, assegnato una penalità che ha dato la vittoria all'avversario. Sì, io lo volevo molto il bronzo, solo che facendo questa proiezione lui è caduto con questo a terra e è rimasto a terra perché era svenuto. Poi mi hanno dato gli arbitri, mi hanno dato la sconfitta. Invece la signorina, cos'è successo? Nel combattimento non ti sei trovata a tuo agio? No, vabbè, diciamo che per noi atleti l'ansia della prestazione è una pecca che bisogna... Questo perché purtroppo non c'è possibilità di misurarsi qui a Crotone? No, cioè la possibilità c'è, è solo che noi possiamo fare tanti sacrifici, possiamo allenarci dalla mattina alla sera, ma quando andiamo lì sopra, ma non c'è questo, non c'è la testa... Come mai, scusami? Perché da che cosa dipende questo? Appunto dall'ansia di prestazione, la paura di perdere, di fare brutta figura, cioè alla fine noi cerchiamo di combatterla qui sopra e cercheremo di fare sempre meglio, non ci arrendiamo, facciamo di tutto per combattere quest'ansia.